Rappresenteremo alcuni servizi di Roma Capitale. Si è svolto l'ultimo incontro del corso di formazione Roma Aiuta Roma, rivolto appunto a cittadini che vogliono dare una mano per stare al fianco delle persone più fragili. È stata la seconda annualità di questo corso che sta dando buoni risultati perché permette alle persone di acquisire delle competenze per essere al fianco di chi appunto lavora per dare un futuro migliore anche ai tanti senza dimora presenti nella nostra città. Che è dei servizi erogati da due associazioni del Forum della Strada. Tutto quello che c'è sui bisogni sociali, la domanda sociale del territorio cittadino. Le strutture, io mi occupo delle strutture di primo livello, sono delle accoglienze notturne e mense sociali, si caratterizzano così. La consapevolezza che alcuni destini, alcuni bambini, la cosa più sacra che c'è, fossero già assegnati. Aver trovato un tessuto relazionale e aver smesso di bere. Per cui quello che avrebbe comprato uno di noi andando alle 8 di sera in una pizzeria alle 8 e 10 ce lo danno, in modo che alle 20 e 30 comunque 20 e 45 quelli che arrivano. Cioè delle relazioni che possono fare la differenza, sottovalutare. Noi come sapete abbiamo scelto quest'idea di lavorare per creare una comunità solidale, ci sia un'adeguata formazione iniziale e con la possibilità di essere aggiornati. L'occasione appunto di essere accolti poi possa essere appunto un percorso per l'inclusione sociale. E quindi al circuito ordinario che a oggi costa di 1, 2, 3, 4, 5 centri. Molte delle persone che noi abbiamo sono affette magari da alcune appunto patologie croniche, no? Quindi... È andata male, però è anche bello ritrovare questi ex bambini dopo qualche anno di carcere, li incontro a Salvo Vento e si ricordano di me.